Ciao ragazzi, sono Itze del Team Beluga, l'endurista più spettinato del web. Puntata calda questa, perché non solo andremo insieme a cambiare una gomma con uno smontagomme da veri Beluga, ma avremo anche due ospiti speciali che sono uno strumento indispensabile per chi fa enduro racing. Sto parlando delle mousse. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la mousse non è altro che una ciambella di gomma che andremo a mettere all'interno del nostro pneumatico come sostitutivo della camera d'aria. Perché la mousse è tanto amata dagli enduristi? Motivo numero uno: essendo piena e non avendo all'interno l'aria, con la mousse possiamo scongiurare i problemi della foratura. Ma questo non è l'unico vantaggio, infatti montata al posteriore ci può dare un notevole aumento della trazione. Esistono diversi tipi di mousse per adattarsi ad ogni esigenza. Questa per esempio è una super soft, nasce già più morbida ed adatta all'hard enduro che tanto va di moda adesso. Quando ci accorgiamo che la nostra mousse è arrivata a fine vita? Segnale numero 1: la nostra gomma risulterà deformata. Infatti, come potete vedere, la spalla della gomma sta cedendo, si è schiacciata notevolmente. Segnale numero 2: andiamo a schiacciare la nostra gomma e sentiamo che la mousse si è sfondata nella parte superiore. Lo possiamo verificare anche lateralmente premendo con le dita la spalla della gomma. Il terzo segnale, che è il più immediato, è quello che si capisce quando guidiamo la moto. Quando andremo a prendere buche o sassi, la moto rimbalzerà in modo anomalo. Questo è un segnale che la nostra mousse è arrivata a fine vita. Possiamo cercare di tamponare e dare un po' più di vita alla nostra mousse tagliandola e aggiungendo dei rappezzi, ma questa è una cosa totalmente provvisoria perché ormai la consistenza della nostra mousse è andata compromessa. Quindi ora arriva il bello perché andiamo a smontare la nostra gomma. E qui ci saranno un po' di trucchetti interessanti. Innanzitutto, cosa ci serve per cambiare una gomma? In primis, smontagomme, preso su Amazon a 60 euro. È una semplice base con lo stallonatore. Abbinati allo smontagomme avremo bisogno delle leve. Si possono dividere principalmente in due tipi: le classiche e quelle da guerra, quelle con il manico allargato, adatto per essere preso a martellate nelle situazioni di emergenza. E qui vi insegno un trucchetto da veri beluga. Procuratevi dei listelli, possibilmente d'acciaio, questi ci daranno un grande aiuto nella fase di rimontaggio della gomma. Un'ultima cosa fondamentale che vi aiuterà tantissimo nel cambio gomma è iscrivervi al canale e seguirmi su Instagram. Ok, forse questo non serve realmente, però fa contento me, quindi seguitemi. Bene, posizioniamo la nostra gomma sullo smontagomme, teniamo il disco nella parte alta, questo perché se avessimo la corona sopra e ci scapperebbe la mano con le leve, i denti della corona ci potrebbero fare molto male. Primo step, andiamo a smontare il fermacopertone. Qui vi consiglio di usare una chiave a cricchetto che renderà velocissimo il procedimento. E quando saremo in una gara di 2 giorni sappiate che abbiamo soltanto 15 minuti per fare un cambio gomme, quindi ogni secondo è prezioso. Non serve togliere totalmente il dado, lasciamolo solo puntato fino alla fine. Prestiamo molta attenzione all'inizio. Dovremo infatti mettere la prima leva all'incirca a 20 cm di distanza dal fermacopertone. Misuriamo con una spanna. Puntiamo lo stallonatore all'incirca a metà spalla, premiamo e andiamo ad inserire una alla volta le leve. Ripetiamo l'operazione. Le prime leve teniamole a una distanza di circa 10 cm, poiché il primo pezzo sarà il più duro da stallonare. Prima di iniziare a tirare le leve, dalla parte opposta della prima leva che abbiamo messo, andiamo a fare una leggera pressione col piede o con le ginocchia, in modo da cercare di schiacciare la gomma più all'interno possibile. In casi estremi, come questo, possiamo aiutarci anche con lo stallonatore. E poi via un po' di forza! Abbiamo estratto così la prima parte della gomma, che è la più difficile. Procediamo ora spediti con stallonatore e leva. Bene, abbiamo stallonato tutta la prima metà della gomma. Con uno smontagomme adesso basterebbe girare il cerchio e con lo stallonatore andare a spingere fuori dall'altra parte la nostra gomma. Il nostro smontagomme da Amazon però non permette questa cosa, quindi andiamo a vedere come si fa. Si va dalla parte opposta, all'incirca a 90 gradi di distanza dal fermacopertone, facciamo spazio con una leva e andiamo ad inserire le due leve classiche con la curvatura all'interno della gomma.
a una quindicina di centimetri, inseriamo la seconda. Facciamo attenzione che le due leve siano entrate ben a fondo e abbiano agganciato il cerchio dalla parte opposta. Leve ben salde, ginocchia dalla parte opposta e tiriamo le leve. Ok. In condizioni davvero pessime. Piano piano ci allarghiamo con entrambe le leve fino a quando sentiremo che il cerchio è uscito. Prima di andare a mettere la mousse con la gomma nuova, cerchiamo di dare una bella pulita a tutto il canale del cerchio. Andiamo anche a dare un giro di nastro per tutta la lunghezza del cerchio in modo da proteggere la nostra mousse dai nippli dei raggi. Possiamo usare il nastro americano o, in alternativa, l'ideale sarebbe usare una camera d'aria di una bicicletta. Ecco fatto. E ricordiamoci di rifare il buco nella sede del fermacopertone. Il cerchio è pronto, la mousse super soft è pronta, ci manca soltanto la gomma da abbinare. Quindi oggi andremo a montare una Metzler Super Soft 140. Questo modello super soft si va a affiancare alla più celebre soft, la cosiddetta pelosa, e quest'anno ha la grandissima novità di essere omologata FIM. Adesso arriva un punto importantissimo e fondamentale per far sì che la nostra mousse abbia una vita un po' più lunga. Prima di inserirla nella nostra gomma, infatti, dovremo ingrassare la nostra mousse. Il grasso lo troveremo all'interno del tubetto che trovate in ogni confezione. Questo è un gel protettivo che serve a mantenere sempre umida la mousse per far sì che non secchi e non si deteriori troppo velocemente. Massaggiamola fino a che non sarà uniformemente lubrificata. Una volta lubrificata per bene, specialmente nella parte superiore e sui fianchi, con un pennello andiamo a mettere del grasso anche all'interno della nostra gomma. Andiamo a inserire la mousse. Ok. Prendiamo di nuovo il nostro cerchio dalla parte del disco. Nel rimontaggio state attenti a questa freccia, rotation, che indica il senso di rotazione della ruota. Posizioniamo la gomma e facciamo incastrare il fermacopertone. Ecco fatto, in questa maniera. Facendo sempre attenzione che il fermacopertone blocchi la gomma, inseriamo una leva nella direzione opposta e iniziamo a tallonarla da un lato. E ci siamo. Per l'ultima parte ci sono due diverse filosofie. Io preferisco sempre partire dal fermacopertone. Inseriamo una leva a destra del fermacopertone e la andiamo a bloccare in questa apposita levetta nello smontagomme. Prepariamo la seconda leva e nel mentre controlliamo che il fermacopertone sia libero di muoversi. Continuiamo a tallonare la gomma. Dopo esservi allontanati, inserite il ferretto in questa posizione prima di togliere la leva e proseguiamo. Ferretto e leva. Ferretto ancora. Adesso passerei alle leve grandi. Più andate avanti, più vi avvicinate alla fine, più tenete vicine le leve. Nel caso schiacciate un po' col piede per farle entrare bene. Ora, nel finale sarà molto dura, ma non dovete sforzare, altrimenti andremo a rompere il cavo d'acciaio che tiene l'anima della gomma. Quindi se lo rompiamo andremo sicuramente a stallonare. Dalla parte opposta avevamo messo questi ferretti, adesso ci verranno utili. Infatti è sufficiente fare un po' di pressione con le ginocchia, i ferretti spingeranno la gomma all'interno. Proseguiamo. Per il tratto finale, negli ultimi 20-30 cm, possiamo aiutarci con tre leve. Ricordiamoci sempre di tirare con forza il fermacopertone, così eviteremo che la gomma possa scivolare sul cerchio. Ok, ben stretto, mi raccomando. Al termine di ogni montaggio prendiamo l'abitudine di pulire il disco del freno con un pulitore freno e un po' di carta.
giusto per rimuovere le eventuali tracce di grasso. Alcune volte può capitare che la gomma non sia perfettamente tallonata, come vedete questa parte è leggermente rientrata nel cerchio, nulla di grave. È sufficiente fare qualche metro su asfalto e la gomma si dovrebbe riposizionare da sola. Anche per questo problema abbiamo una soluzione beluga. Infatti nel buco sul cerchio dove uscirebbe la valvola della camera d'aria, possiamo andare a inserire una valvola di una camera d'aria, così quando la gomma non è perfettamente tallonata, basta col compressore gonfiarla leggermente e la ruota si assesterà da sola con la pressione dell'aria. Per quanto riguarda la ruota anteriore, il procedimento è esattamente lo stesso, sia nello smontaggio che nel rimontaggio. L'unica reale differenza è che per la ruota davanti il fermacopertone non è indispensabile. Io personalmente lo uso perché nella fase di rimontaggio aiuta a tenere ferma la gomma. Per quanto riguarda l'anteriore, ho scelto una gomma hard, ideale per i terreni duri e i sassi. Bene ragazzi, anche questa puntata è giunta al termine. Se avete qualche domanda scrivetela nei commenti e iscrivetevi al canale. Restate connessi anche su Instagram e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!